di cui questa è certamente una delle principali ed è un tema che mi è particolarmente caro, quello della diffusione dell'educazione alle tecniche, alle manovre della rianimazione cardiorespiratoria, all'uso del defibrillatore. Sapete che l'associazione che nei primi anni 2000 con l'operazione Santa Gente, in collaborazione stretta con il 118, con la presidenza regionale dell'emergenza, ha avviato questa campagna sull'organizzazione, implementazione del percorso territoriale con la diffusione dei defibrillatori. Siamo i primi a distribuire i defibrillatori semiautomatici alle croci di volontariato che all'epoca erano ancora spedite. Con Mario abbiamo fatto direi un gran lavoro perché effettivamente questo è servito a recuperare molte vite negli anni a centinaia da radio, purtroppo non sempre è così, e in questi giorni ci rattrista moltissimo la perdita del dottor Alfredo Vanotti, che era il nostro amico, collaboratore, era nel comitato scientifico dell'associazione, purtroppo ha avuto questo incidente nel andare in bicicletta, naturalmente, come purtroppo ancora troppo spesso accade, nonostante l'intervento dei soccorsi sia stato pronto e adeguato, purtroppo Alfredo non ce l'ha fatta, quindi c'è da fare sempre di più e il nostro obiettivo sarebbe quello di fare sì che tutta la popolazione valida possa di esercitare un'azione di questo genere.